Matteo Pes, il giovane aretino di 28 anni che ha perso la vita sul Cervino, lavorava in questa struttura ricettiva della città di Arezzo, il condominio Igelsi, che si trova a poca distanza dal centro città. Matteo era partito da Arezzo con l'amico Francesco Sardelli, compagno di tante scalate, per un obiettivo, la vetta del Cervino. Arrivato in cima allo Cheminé, il famoso canalone, mi sono voltato, racconta l'amico, per vedere dove fosse Matteo. Ha detto poche parole, sono stanco ed è precipitato. La passione per l'arrampicata era nata da pochi mesi. Prima Matteo coltivava quella per il calcio e per anni aveva militato nelle fila della polisportiva San Marco La Sella nel campionato di seconda categoria assieme all'amico d'infanzia Duccio. Matteo venne a giocare qui con noi da 4 anni fa insieme a un gruppo di ragazzi che erano stati con amici, sono amici diciamo dal punto di vista calcistico e anche amici nella vita, comunque un gruppo di ragazzi che avevano iniziato con il San Domenico e tra l'altro anche con il mister Marco Mori, e niente, quest'anno ci aveva comunque annunciato il fatto che si voleva dedicare completamente a questa sua passione, e quindi nel nostro malgrado chiaramente, perché a livello calcistico comunque Matteo non a caso aveva la maglia numero 10, insomma, quindi un ragazzo da molto determinato, con una grande forza di volontà, calcisticamente chiaramente con una buonissima tecnica e poi con un grande senso di appartenenza di appartenenza al gruppo. Insomma, questo è veramente la cosa che lo contraddistingueva nei confronti dei compagni. Il 28enne era anche un militante di Casa Pound, ma per adesso il coordinamento aretino preferisce non rilasciare dichiarazioni pubbliche. Si attende il rientro della salma di Matteo, una procedura più complicata del solito perché il giovane è precipitato sul versante svizzero.